Buonasera a tutti. Ciao. Potete Ciao, attivare i buonasera. microfoni così ci possiamo, se siamo in diretta. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Buonasera a tutti. Forse manca Sonia perché non ha... Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonamattina. Okay. Buonamattina. È un periodo... Buongiorno. È un periodo che mi stanno mancando molti, molti amici. Allora, Antonino lo conoscevo da poco, anche se lui conosceva la libreria perché comprava i libri all'Università a Catania, dove era nato nel 1950. Poi si è trasferito a Mantova, credo nell'81. Era uno, come dire, uno dei grandi amici conosciuto attraverso la poesia, perché mi ha sentito citare la libreria Muria e si è avvicinato durante una conferenza stampa che si teneva a Mantova, dove ero presidente onorario del premio. Però Mantova non gli era molto amico, almeno come spesso capita il circolo degli amici. A questo proposito l'ho detto ieri con Daniela, c'è tanta invidia, tanta gelosia fra i poeti e siamo ridotti un po' male. E lui da questo mondo così era un po' isolato. Si occupava di moltissima poesia, sia del passato, la diffondeva come poteva e molti di voi lo hanno conosciuto perché ha scritto delle vostre poesie, di tutti. E mi ricordo in particolar modo Alba, perché poi ci ha aiutato a tradurre, credo, tramite la figlia, ci ha aiutato a tradurre un poeta finlandese, non mi ricordo, olandese, quindi parlavamo spesso di cose. Ma anch'io a Roma sono isolato, come potete ben vedere, è più facile che mi trovate a Timbuktu. Adesso sono stato invitato per la quarta volta in Israele, però questa volta sempre dagli arabi, dai palestinesi, ma diciamo attraverso l'ambasciata. E Antonino aveva un carattere, come dire, ironico, dolcissimo, con una moglie fantastica, Maria, cui poi manderemo questo video. Quindi adesso non mi dilungo molto perché chi lo conosce sa quello che potrei dire. Preferirei che ognuno di voi ne narrasse o l'esperienza e poi o prima, come si vuole, si legge la poesia. E quindi possiamo anche partire proprio con Alba, come ho segnato, e Alba, che sa benissimo l'inglese, legge lei stessa anche l'inglese. Se voi, ripeto, abbiamo molto tempo a disposizione, quindi potete anche raccontarcelo, così lo scopriamo ancora meglio. Va bene. Allora inizio. Chiedo perdono per eventuali cadute della voce, ma sono molto emozionata per tanti motivi, penso facilmente intuibili. Certo. Io leggerò prima la versione in italiano e poi la versione in inglese. La poesia è quella che si trova a pagina 43 del libro Il sogno necessario di Antonino. Primo ricordo, il chiaro blu del cielo. Poi tanti volti dallo sguardo amico. Volti neri di sole sorridono al bambino. Infanzia e giovinezza, eterno tempo della mia terra antica ed un'estate enorme a quell'età, senza confini. Nell'aranceto le lucenti foglie verdi sfioravo appena con le dita. Porto in me quell'estate chiusa nella mia vita. Altre stati, altri luoghi, e le battaglie per sapere me stesso in mezzo ad altri. Ma in quell'eterna estate è il mio stare nel mondo. Nei colori del mare, fondo abisso che ingoia come un orco famelico i corpi dei fuggiti, nei colori del cielo è quell'estate, eterna come è solo la pace per l'anima di chi per acqua muore.
nella luce che acceca la pupilla dei vivi. E adesso passo alla versione in inglese. First memory, the sky's light blue. Then many faces with a friendly look. Faces tanned by the sun, smile at the child. Childhood and youth, eternal time of my ancient land and of an enormous, borderless at that time, summer. In the orange grove, I touched lightly the shimmering green leaves. I bear in me that locked away summer in my life. Other summers, other places and battles to be aware of myself among others. But my staying in the world is in that eternal summer, in the colors of the sea, deep chasm swallowing as a ravenous ogre the bodies of the runways. In the colors of the sky lies that eternal summer, only as the soul's peace is for those who die by water. In the light that blinds the pupil of the alive. Grazie a voi. Grazie. Ecco, se ci vuoi raccontare anche di... Io ho un grande rimpianto, quello di non averlo mai conosciuto dal vivo. E nei nostri circa 10 anni di frequentazione ci siamo frequentati soprattutto attraverso la poesia e attraverso le telefonate, che erano tante e molto lunghe, chilometriche telefonate, e che si sono poi diradate un pochettino con il tempo, vuoi per i vari impegni, vuoi per, non lo so, la vita proprio stessa, però l'affetto quello non è mai mancato. A lui devo tantissimo, e soprattutto io provo nei suoi confronti, nei confronti di Antonino, la riconoscenza. E come abbiamo detto anche con Sonia Tri, che spero sia riuscita ad entrare, lui rimane con noi e attraverso di noi. Ogni volta che c'è un po' di vento io penso a lui. E ogni volta che leggo una sua poesia mi pare di averlo accanto. Avevamo tanto in comune dal punto di vista della poesia, soprattutto l'amore per la poesia inglese, che lui conosceva molto bene. E l'interesse per conoscere altri poeti, per conoscere altre modalità di fare poesia e soprattutto la voglia, sì, di conoscerci anche noi stessi fino in fondo attraverso la poesia e attraverso le lingue della poesia, perché la poesia ne ha diverse. E quindi il mio ricordo di Antonino è avvolto da tanta dolcezza, dal rimpianto di non averlo mai conosciuto, e dall'abbraccio che mando alla moglie Maria, che so che amava molto. Grazie. Mentre parlavi mi è venuta l'idea, già lo abbiamo fatto con un libro, e così lo dico, che me lo ricorda Davo, Vito, stavo dicendo Ninetto, me lo ricorda Vito, di mettere tutti e tre i libri che abbiamo di Antonino a distribuzione gratuita, come abbiamo fatto per altri. E se ognuno di voi, quando li vede, appena li mettiamo, li può mandare ad amici. Così è un modo per diffondere la sua poesia. Ecco, adesso un'altra amica, Anna Maria Curci, anche lei sa l'inglese, quindi un suo ricordo e una poesia. Sì, mi sentite? Sì, benissimo. Vorrei iniziare proprio con la poesia bellissima di Antonino Caponnetto, e Oltre la porta oriente. Prima leggerò la versione originale e poi la traduzione in inglese. Si trova alla pagina 47, la versione italiana, la pagina 46, la versione in inglese. Oltre la porta oriente, azzurro è il mare, bianche spume carezzano l'arena, tra rosso e ocra, immoto un corpo giace. Nuda è la donna sulla spiaggia vuota, rosso porfora il sole, l'orizzonte un abbaglio molteplice di luci.
L'occhio si insinua tra le merlature. La donna è nuda. Fa silenzio il mare. Non c'è più sangue sopra il bagnasciuga. Solo gli obliqui raggi vespertini ne mostrano il colore. Ed è la brezza a spargerne l'odore in ogni luogo. Blu scuro questa notte sarà il cielo, ma già tace l'armonium sui bugiardi lumi disposti per le vie di Dio. Sul morso che ci volge ai reliquiari, su demoniache voglie e possessioni, su velenosi, oscuri commentari. Beyond the door, to the east, blue is the sea. White foams caress the sand. Amid red and ochre, the body lies still. On the empty beach, the woman is naked. Purple the sun, the horizon a manifold of lights dazzle. The eye whistles its way in the battlements. The woman is naked, the sea hushes. There is no more blood on the foreshore. Only the slanting vesper rays show its color. And it is the breeze to give off its smell in each place. Tonight the sky will be dark blue, but the harmonium is silent about line lights arranged along God's ways. About the bite that turns us to reliquaries, about demonic longings and possessions, about dark, poisonous commentaries. Il ricordo di Antonino è vivissimo e ancor prima della sua poesia bellissima, profonda, precisa, vorrei ricordare e mettere in evidenza, perché è un pegno che lascia a tutti noi, il suo amore per la poesia di tutte le lingue. Come germanista io devo a lui aver visto sul suo sito tantissimi esempi di poesia in lingua tedesca, con riportata la versione originale, la versione in italiano, con la precisione di chi ha anche un grande rispetto per chi traduce poesia. È un compito che testimonia l'amorevole spirito di servizio di Antonino Caponnetto. La sua poesia è luminosa, è una poesia che mi ha donato anche il privilegio di conoscere più a fondo quando mi sottopose i testi che poi sono divenuti un libro, una pubblicazione del 2020, come un libro mai scritto. E come un libro mai scritto c'è l'esempio della poesia, come dicevo, precisa, ricchissima di riferimenti letterari, ma senza mai uno sfoggio, di chi si nutre continuamente alla poesia e apporta il suo slancio, porta la sua creatività, lo avete ascoltato. E mi piace sottolineare anche questo, il suo vivere nella storia e fare della poesia una vibrante attenzione, ma anche critica alla storia. E questo aveva davvero sia gli accenti di impegno brechtiano, il filo conduttore che porta Hölderlin nella sua poesia Andenken,
vale a dire ciò che resta lo fondano i poeti. Quindi ecco, ringrazio Beppe Costa per questa occasione, e dovremo moltiplicarne le occasioni per ricordare e per diffondere la poesia di Antonino Caponnetto. Sì, lo faremo, è una promessa che ho fatto alla moglie, Lorella, che ha tenuto i contatti anche in questi giorni, lo sa. Ecco, ti ringrazio moltissimo, scusate perché io sono forse più emozionato di tutti, perché con Antonino è successa una cosa molto strana. Io nel 2018 ho avuto un grosso intervento, sono stato in coma, sono stato 3 mesi in ospedale e per un anno con un buco nel petto che ho paura che si stia riaprendo. E Antonino in quel periodo ha cominciato a star male. Ma per evitare, siccome abbiamo fatto moltissime cose in pochi anni, a parte la pubblicazione di 3 libri, l'ho fatto invitare, l'ho inserito nel gruppo, come c'è Valeria, Daniela, altri di Brescia, dove poi è stato, non mi credo, non mi ricordo dove, però poi ne parlerà magari Daniela, al Monica Art Festival, mi ho fatto conoscere Araba, l'ho cercato di inserirla, adesso ci sarà anche una testimonianza mandata da Alfredo, un autore peruviano. Li ho fatti incontrare perché io stavo male, cioè, ebbene Antonino interruppe la comunicazione con me perché non potevamo più fare cose insieme. Io l'ho saputo attraverso un'amica che è testimone in questo momento, è qui presente fra noi, la più vicina di casa, diciamo, che è Lorella Crivellaro, e interruppe perché, dato che io avevo problemi, non me ne voleva creare, non voleva disturbare la mia psiche, che già avevo avuto un grosso lutto, anzi più di un grosso lutto di altri amici poeti, perché io non faccio amicizia se non attraverso le parole della poesia, quando corrispondono alla persona. Questo lo dico a chi mi conosce poco: quando c'è la poesia diventa l'amico. Quindi non ho un amico che scrive poesia, ho il poeta che diventa amico. E quindi in questo senso, così faccio conoscere un giornalista poeta che fa un bellissimo festival che dura 2 mesi. Più che un festival è una presentazione di personaggi, dai, diciamolo pure, dove ci sono centinaia di persone. Quest'anno ho partecipato per la prima volta, perché poi lui non è un amico di quelli che ti invitano perché sei un amico, ti invita una volta nella vita che basta, perché era un'emozione grandissima. E vorrei ricordarlo con le parole di Claudio, perché Antonino si batté, ebbe lui l'idea della raccolta di film per la legge Bacchelli insieme a Marco Cinque. Allora Claudio, la parola a te con la poesia che poi legge Vito Davoli in inglese. Sì, grazie. Grazie Beppe. Leggo la poesia, poi anche io un piccolo ricordo di Antonino. Nel cuore della notte alla stazione, quasi dormiente sul sedile, solo, nella sala d'attesa semibuia, non aspetta più niente ora, nessuno. Un sogno lo riporta indietro, ai giorni lontani dell'infanzia, mentre gioca a nascondino. C'è il papà, la mamma, a richiamarlo a casa per la cena. La notte, lenta, scivola nell'alba. Una torma di demoni si muove verso il dormiente. Dalle loro giubbe spuntano mazze, spranghe, lunghe lame. Morirà nudo, seviziato a sangue, l'uomo di nome Ahmed. Ma nel suo sogno, egli ha volato sulle bianche nubi e il suo cuore ha sorriso innanzi al buio. Vito, lo puoi leggere in inglese, poi torno la parola a Claudio. Ok. Alone in the dead of night at the station, almost asleep on a seat, in the semi-dark waiting room. Nobody waits for anything now.
A dream brings him back to the distant days of his childhood as he plays hide and seek. There are dead mom calling him back home from dinner. Night slides slowly into dawn. A throng of demons moves towards the sleeper. From their jackets, clubs, bars, long blades appear. He will die naked, but to a pulp, a man named Ahmed. But in his dream, he has flown above white clouds and is heard as a smile before the dark. Grazie, Claudio. Allora, io purtroppo ci siamo sentiti solo per telefono con Antonino, non abbiamo mai avuto occasione di incontrarci e ci siamo conosciuti in un momento difficile della vita di Beppe. Insieme a Lorella ci stavamo chiedendo come fare per dare una mano a Beppe, per dargli vita, questo era importante per noi. E allora la soluzione era Antonino. Che facesse un po' da tramite nei nostri dubbi, nelle nostre perplessità, nelle nostre paure. E le telefonate con Antonino sono state veramente importanti, perché lui, almeno a me, mi ha rassicurato, si è messo a disposizione, non a disposizione del poeta, a disposizione di un amico che in quel momento aveva necessità. E quindi questo è stato per me veramente un insegnamento enorme. Senza volere niente, si è donato, ha cercato di risolvere un problema ad una persona, in questo caso a Beppe, che aveva necessità e che da solo probabilmente non sarebbe riuscito a risolvere. Poi Antonino l'ho ritrovato nei versi, come quelli che ho letto stasera, versi gentili, delicati, in una situazione veramente drammatica che lui descrive. E questo, secondo me, era Antonino, nelle difficoltà riuscire a trasmettere comunque la tranquillità, la serenità, e darti un'opportunità di capire che tutto si può risolvere in qualche maniera, se non qui, in un altrove. E questo per me è stato, in quelle poche volte che ci siamo sentiti per telefono con Antonino, l'unico rammarico è non averlo potuto abbracciare di persona e magari poter chiacchierare con lui e sentire dalla sua voce, guardarlo negli occhi, capire ancora meglio che persona era Antonino e che poeta eccezionale è stato e sarà, perché è chiaro che la poesia di Antonino non si può perdere, anzi andrebbe in qualche maniera promossa sempre di più, fatta conoscere anche ancora a chi non ha avuto questa opportunità. Questo è quindi nella disgrazia oppure nella difficoltà di Beppe, ho avuto modo di avere una fortuna, e quella di conoscere Antonino, ma anche Lorella, che è qui con noi, che è lo stesso, è un'eccezionale, una splendida persona, oltre che una bravissima poetessa. Grazie Claudio. Ecco, adesso volevo dare la parola a Matteo Cavicchini, che è uno dei nostri musicisti, ormai, come l'ho definito, è le mie mani, perché io strimpello e lui poi quella musica ci mette effetti, fa diventare, ci aggiunge di suo. Pensa che non aveva mai composto nulla. È un grande direttore d'orchestra, attiva il microfono, però adesso praticamente trasforma quei miei sonacci in musica vera. Matteo, devi attivare il microfono. Mi sentite? Ecco, ora sì, Matteo è di Mantova. Io sono di Mantova e brevissimamente, intanto grazie Beppe per l'invito e saluto calorosamente tutti i poeti e le poetesse. E ho conosciuto Antonino in un paio di occasioni, in una perché io sono appunto di Mantova, spesso vado a Mantova a passeggiare, negli anni 90 in piazza Virginiana, nella più totale casualità ero sulla panchina e avevo al mio fianco un libro di Pessoa, il poeta è un fingitore, e questo signore, che io ovviamente non potevo conoscere perché ero giovanissimo e mi interessava la poesia ma più da leggere che non da conoscere in senso stretto, mi
si sedette di fianco e mi disse: questa è un'importante lettura, ti piace la poesia? E io quasi indispettito: sì, perché erano quegli affari miei, sì, mi piace la poesia, conosce Pessoa, fa sì, sono un appassionato di poesia, e finì lì. Dopo un paio di anni, 2 anni e mezzo, me lo ritrovai, ma fu lui a ricordarmelo, me lo ritrovai a teatro di Biena, in occasione di un concerto, suonai un concerto del pianoforte orchestra, lui tra il pubblico, venne a salutarmi dei camerini e mi disse: beh, lei mi è sempre più simpatico, oltre che a leggere Pessoa, ho allacciato, è anche un valentissimo pianista. E da lì abbiamo creato una sorta di rapporto, nel senso che ci siamo sentiti alcune volte per telefono e in più occasioni l'ho incontrato in città, anche se, come diceva Beppe, non nutriva una grandissima simpatia per la città, probabilmente per motivi che si possono immaginare, no? I poeti, profeti in patria. E quindi, ripeto, ho conservato questo ricordo simpaticissimo e negli anni telefonicamente ci siamo sentiti alcune volte per delle opinioni, non abbiamo mai collaborato insieme, anche perché appunto lui cercava di fare e organizzare altrove. E però ecco, per parlare un po' di musica, un po' di poesia, sono capitate alcune occasioni in cui ci siamo sentiti per telefono. Purtroppo poi non l'ho più rivisto, perché studiando a Perugia ci siamo persi di vista negli ultimi 6-7 anni, e anche io ho questo grande rammarico di non averlo potuto salutare e approfondire questo rapporto con Antonino. I poeti, Antonino lo sa bene, non hanno patria, non hanno patria. Magari tutto il mondo, ovunque si spostano. Pensa, io che ho cambiato 5 città, non mi trovo bene da nessuna parte. Adesso vorrei stare in Puglia, io vorrei stare vicino di casa di Vito, perché essendo un omaccione alto e robusto mi ci posso appoggiare. Adesso uno dei primi omaggi che hai suonato e condivido lo schermo, quindi chiusi i microfoni e sentiamo Matteo Cavecchini in questo brano che dedichiamo a lui, e la moglie sarà molto contenta perché è appassionata d'arte, di pittura, di musica, e quindi andiamo col video.
Cristina, vorrei passare la palla a te per la poesia di pagina 118, che poi leggi anche tu. Io intanto vi ringrazio di questa, come dire, di questa occasione. Prima leggerò la versione in italiano, perché è successiva, pagina 119, dal sogno necessario, e poi quella in inglese. Di quest'uomo che qui sta incatenato, che parla in sogno e grida, non c'è carta che sappia dire il nome. Pulsa ed è vivo in lui, fra cuore e mente, ogni ricordo. I fasti, le venture e le sciagure, i pochi volti amici. In sogno è scosso a tratti da improvvisi baluginii vermigli e schiocchi sordi. Un'immensa vicenda in lui trascorre e mari sconosciuti ha nel suo sguardo, vaste terre ricchissime e dolenti, umanità gentili e dei viventi. Ma non c'è testimonio a tutto questo, né cantore fedele in alcun luogo. Così, di tante vite, storie, destini d'uomini e di genti, nulla diranno i libri, né i vecchi tenutari dei bordelli. Perdonate, mi sono andata troppo velocemente. Oh, this man chained here, who sleep talks and cries, there is no paper that may tell his name. In him each memory beats between heart and mind, the splendors, the changes and the tragedies, the few friendly faces. He is shaken in stops and starts in his dream by vermilion flickers and deep snaps. An immense story flows in him, and his gaze bears unknown seas, vast, wealthy, and bruised land, and kind mankind and living gods. But there is no witness to all this, nor a faithful epic poet anywhere. Thus, of so many lives, stories, men's fates and people, nothing will the books tell, nor the old brothers keepers. Grazie, eccomi qua. Ricordi con Antonino Cavonnetto, ho soltanto ricordi online, con contatto via mail. Io leggevo costantemente il suo blog, Poesia Aperta, e ho tratto da questo blog delle suggestioni sulla poesia e sulla persona di Antonino Cavonnetto. Tanto è vero che io ancora non avevo pubblicato nulla, ero proprio agli inizi della mia scrittura poetica, e gli scrissi proprio una mail per chiedergli che cosa ne pensava, e lui fu gentilissimo, mi diede il suo parere, e fu gentilissimo e ci sentimmo qualche volta virtualmente, però purtroppo anch'io non l'ho mai incontrato, e un grande rimpianto che non posso, nonostante abbia scritto una mail, quindi qualcosa che poteva rimanere, purtroppo ho avuto dei problemi di hackeraggio con questo server mail, e l'ho dovuto chiudere, quindi ho perso questa... Ho il grande struggimento di avere questo ricordo soltanto nella mente, e ho perso praticamente la possibilità di rileggere, perché sarebbe stato veramente una, come dire, un conforto, ecco, proprio una cosa bella.
Bene, ti ringrazio. Io ringrazio voi. Allora, Lorella, che invece ha la più vicina di casa. Allora, intanto voglio ringraziare di cuore per Lorella, attivi il microfono. Riattivato adesso il microfono, mi si sente? Sì, sì. Ecco, volevo intanto ringraziare Beppe Costa per aver organizzato questo incontro e ognuno di voi, che so quanto rispetto abbia per la persona e ammirazione, sono sicura, per la persona di Antonino Caponnetto e per la poesia, in un mondo in cui sembra che sia diventata una merce la poesia. E io sono molto emozionata, vi chiedo già una gentilezza di perdonarmi eventuali errori quando leggerò in italiano, e chiedo questa gentilezza proprio perché sono molto emozionata, perché ho condiviso tante cose con Antonino, che qualcuno mi possa leggere la poesia in inglese, cioè la parte della, cioè pagina, io leggerò la poesia a pagina 85 e vi chiedo questa grande gentilezza. Okay. Perché parlare di Antonino, io ho avuto anche la fortuna di incontrarlo, di poterlo abbracciare, è una grande anima, io posso dire, oltre che un grande poeta, una grande anima, una persona che sapeva raccontare il silenzio. È una cosa, io sono una piccola goccia, ma quello che mi accomunava molto ad Antonino è questo silenzio. E quante parole nascondono le voci del silenzio. E ricambio anche dal profondo ogni parola, ogni singola parola che ha detto il poeta Claudio Moica, con cui abbiamo condiviso sia il dolore e le preoccupazioni tra Claudio e Antonino. E scusatemi, ma sono proprio emozionata. Io vorrei già passare alla lettura della poesia e poi, se il tempo lo permette, ho pensato di dedicare qualcosa ad Antonino e a sua moglie Maria, una piccola goccia che esprime, che per me è quell'altrove, quell'oltre, c'è vicino più di quanto noi pensiamo. E al di là che uno non creda, io sono convinta che le anime ci avvolgono. Scusatemi per l'emozione. Grazie. No, figurati. Allora, leggo la poesia in italiano a pagina 85, però ecco, chiedo questa gentilezza che qualcuno possa leggere quella pagina 84, perché sono molto emozionata. Il sangue è sparso sulla terra molle, trascorre lungo gli umidi selciati, riempie i canalicoli, le strade, i grandi viali di Parigi o Londra, ma i nostri corpi, i cuori, sono pronti a subire molti colpi, più di quanti non serva agli animali di rango della specie. E i cuccioli del Sapiens vanno soli fino al centro geometrico ma buio di questo luminoso spazio-tempo che ci è dato abitare o lasciar vuoto. Tutti quelli che stanno là in attesa, domani forse dallo stesso punto, riprenderanno a vivere inventando speranze assurde, come è stato fatto da quanti prima sono vissuti e morti. E la rossa retorica del sangue, la mente invade con i suoi giornali, con le voci incalzanti dei cronisti. Misero è l'uomo che sul grande schermo agita il cuore come una bandiera. È povera la donna e la sua prole. Ecco, vi chiedo anche un ulteriore scusa, perché devo operarmi un occhio e non ci vedo bene, cioè ho una lente giusta ma un'altra lente no, quindi se ho fatto tra emozione e tutto, ho fatto qualche errore, perdonatemi. Qualcuno si sente di dire che ringrazio profondamente la poesia? Grazie. Che ho letto in inglese? Va bene. Grazie di cuore. Sì, volentieri. Grazie.
Aspettate un attimo, ho aperto un momento, ho aperto una cosa sbagliata. Ok, un momento soltanto, okay. Pagina 84, Anna Maria. Sì, sì, no, è soltanto di aprire il... anch'io sono emozionata e avevo... Ecco, eccolo. Ok. The bloodshed on the soft earth flows along the wet cobblestones, fills the small canals, the streets, the great avenues in Paris or London. But our bodies, our hearts, are ready to endure many blows, more than it is required to animals of rank in a species. And the cubes of sapiens head alone towards the geometric but dark center of this nominous space-time we are given to leave or leave empty. All those who are there waiting will start living again tomorrow from the same point, inventing absurd hopes as it was done by those who lived earlier and died. And the red rhetoric of blood invades the mind with its newspapers, with the persistent voices of its reporters. Poor is the man that sways his heart like a flag on the big screen. Poor is the woman and her offspring. Grazie di cuore, poetessa. Ecco, volevo aggiungere. Grazie di cuore, veramente. Volevo aggiungere una cosa che voglio dedicare alla moglie, se c'è tempo. Una piccola goccia che voglio dedicare ad Antonino, sì, certo, Caponnetto e a sua moglie. È una cosa che ho scritto tempo fa. Nella casa dalle finestre chiuse filtrava nei rigagnoli sul vetro la luce tenue dei sorrisi addormentati. Scandiva la pioggia, il ritmo delle parole rannicchiate sul dorso degli anni. Il fuoco acceso ascoltava i suoni anonimi dell'umanità assopita. Viveva sospesa l'anima del mondo nelle stanze abbandonate dell'esistenza. Un angelo vegliava la grazia del cuore nel rumore sordo delle stelle. Grazie ancora a tutti voi. Avrei tante cose da dire, ma sono troppo emozionata, non riesco. Grazie, Lorella. Grazie a voi. Faremo altri incontri. Allora, Daniela. Buonasera a tutti. Ancora no. Mi senti? O è meglio che tolga il microfono? Sì. Ah, va bene. Allora, io Antonino l'ho conosciuto tramite il movimento dal sottosuolo e ci siamo incontrati, credo però, soltanto due volte. Una volta al Galeter, e lo ricordo con il suo immancabile basco, e, appunto, che ha letto alcune poesie. C'erano, io allora forse non ero neanche iscritta al movimento come associazione, e una seconda volta a una riunione che annuale, forse era sul bilancio, eravamo quasi tutti, e era una persona veramente discreta. Il discorso sul silenzio che diceva Lorella, e penso che fosse proprio il suo modus di porsi nei confronti di situazioni di gruppo. Se non c'era la necessità di esprimersi, non si esprimeva, ma la sua presenza anche fisica era pregnante. Cioè, quando esprimeva un concetto era quello che aveva senso in quel momento. No, purtroppo non ho avuto mai nessun confronto,
probabilmente altre persone come Valbona, che vedo che non è ancora forse riuscita ad entrare, o Valeria, altri del movimento da sottosuolo hanno avuto un contatto più proficuo con lui e una conoscenza di lunga data. Io ho un ricordo di una persona tenera, di una persona discreta e cioè, allora io, era un bel po' di anni fa, erano i primi incontri con un gruppo di poeti, lo immaginavo come il prototipo del poeta. Non so, la mia è una, così, una comunicazione forse un po' informale, così, estemporanea, però queste sono le sensazioni che mi aveva dato di una persona che teneva dentro di sé il nucleo della sua ispirazione, del suo modo di essere nella poesia. Non ho approfondito e, devo dire la verità, non ho neanche un suo libro. E per cui questa cosa, nell'ascoltare i vostri testi, le traduzioni così, veramente sono molto emozionanti. Ricordo in quella sera al Galater che mi avevano colpito, ma poi così passato del tempo non c'era la possibilità neanche di comprare in quel momento. Era un reading, e quindi così, finita così. Però rispetto a voi mi sento una privilegiata. Perché comunque ha una voce che manca e che ci mancherà, ma la poesia resta. Mi sento una privilegiata perché ho avuto comunque la possibilità di fisicamente vederlo, di condividere il desco. E ricordo che questa cosa, anche il cibo, era una cosa gradita, non era una scelta da quel punto di vista. È una persona, concordi Beppe, che apprezzava, però non mostrava eccessivamente queste, non so, manteneva un aplomb inglese, pur essendo del sud, ecco, diciamo. Sì. Ecco, concordi? Io passerei alla poesia perché non ho altro Sì. da raccontare. La mia poesia è a pagina 55. No, non sono un apripista, anzi, sono un miscredente, a me stesso insofferente. Non mi do aria d'artista perché non sopporto un io imperioso come un dio. Il mio sé buio e profondo mi fa solo a questo mondo. Anche quando in compagnia parlo di filosofia. O mi batto per le cause impossibili, già perse? Di invisibili concause, di questioni controverse, sotto il teste a volte muto, saggio, insieme e dissoluto, d'ogni spina la ferita porto in cuore e sulle dita. E il biancore della rosa è una stella vorticosa, che nel suo silenzio ardente mi fa perfido, innocente. Un malato, se vi pare, pronto sempre a naufragare. Forse hai scelto la poesia più leggera per me, anche se in questa leggerezza c'è tanto, Beppe. Sì, era grande, no, dell'ironia. Poi a proposito di mangiare, ricordo che Maria aveva apparecchiato con tanta roba e lui prendeva sempre dal piatto comune. E Maria diceva: "Ma lascia Beppe, lascia Beppe. Noi Non lasciava, sebbene avesse problemi di stomaco. Allora, Vituzzo. Vado con la poesia di Daniela Vituzzo. in inglese. No, I am no trailblazer, rather than I am an unbeliever, intolerant to myself. I don't put on airs of artist because I can't stand to be as imperious as a god.
My dark and deep self makes me alone in this world, even when in company. Do I talk about philosophy or about the willingness to battle for lost, already impossible causes? Of invisible con causes, of controversial issues, I'm the mute witness at times. Dissolute and wise at the same time, I bear the wound of every thorn on my fingers. And the whiteness of the rose is a whirling star, which with its ardent silence makes me a wicked innocent, or sick, if you like, always ready to drown. Grazie, Vito. Ecco, adesso Luciana, che non abbiamo il video di Luciana, no? Non la vediamo, Luciana. Eccomi Beppe. Ecco, è arrivata. Eccomi, ci sono, ci sono. Di nuovo un caro saluto nostro, a tutti. Il nostro gruppo di pizza. Il nostro gruppo di pizza. Bisogna rifarlo, abbiamo anche avviandolo magari. Invece, nel nostro gruppo di pizza. Senti, anch'io insomma, ti ringrazio per questo invito. Non vorrei che rimanesse però l'immagine. Sì. Dimmi. Di questo, come è successo per Poliada Sapienza, come è successo anche per Dario Bellezza. Questa immagine è triste perché, a parte la fervida intelligenza, Nino aveva anche un grandissimo dono dell'ironia. Da buon siciliano inglese, diciamo. Era anche molto divertente. Io devo dire. È una bella coppia perché Maria non gli era da meno. Ma, io devo dire, stavo dicendo che devo dire la verità, non ricordo esattamente Lucia. La prima volta che ho conosciuto Antonino. So che mi ha ospitato nel suo blog Poesia Aperta nel 2013, mi pubblicò alcuni inediti, che tra l'altro sono ancora inediti. E poi invece ebbi modo di conoscerlo personalmente e anche in quell'occasione di ringraziarlo personalmente dell'ospitalità a Sirmione nel 2015, dove facemmo questa bella lettura sul lago tutti insieme poi, e anche ricordo la mattina successiva in quel bellissimo giardino, mi ricordo, pieno di ulivi. E io, anch'io, forse ecco il contrario di Alba, ecco, l'ho conosciuto personalmente poi, ma in seguito non c'è stata una grossa frequentazione, credo senza alcun motivo particolare, perché senz'altro c'era una stima reciproca, ma un po' come vanno le cose nella vita, no? A volte è difficile così mantenere una relazione anche con chi abbiamo vicino, no? Magari nella stessa città, nello stesso quartiere, e quindi credo che non... che sia stato un po', ecco, per questo che dopo non ci sia stato, ripeto, tra noi un grosso scambio, benché insomma io seguissi comunque il suo blog. E devo dire che sono d'accordo con quanto è stato detto, anche con quanto ha detto Anna Maria Curci sulla poesia di Antonino, che io in questi giorni ho avuto modo di, avendo il PDF, di leggere e di rileggere. E mi ha colpito questo fatto, che è una parola che ricorre nella sua poesia, quasi che lui sentisse questa interconnessione, questo scambio continuo fra il sogno e la realtà. E ti ringrazio anche, Beppe, non so chi è stato a scegliere di farmi leggere la poesia di pagina 151, che devo dire sento molto vicina, sento molto mia, e ve la leggo. Adesso abiti il cuore del sogno, e come un cieco che le colonne d'Ercole sente molto vicine, stringi una vecchia foto tra le tue dita magre. Ma di chi è il respiro che ti carezza il volto,
Di chi la fiamma che dirada il buio? Di chi quel bacio sopra gli occhi chiusi? I più vicini a te sono, nel sogno, rudi frequentatori di taverne, belve silenti, dame di bordello. Ora una mano tocca la tua spalla e qualcuno all'orecchio ti sussurra parole di una lingua sconosciuta. Ora il tuo nome è un grido a squarciagola. Trovo molto bella questa poesia. E, insomma, grazie ancora Beppe. Nel frattempo c'è un amico dalla Germania, uno che si chiama Ludwig Isma, che ha mandato la foto del suo libro. Lui l'ha conosciuto, è venuto a Mantova, quindi che ci sta seguendo, e questo ci fa piacere. Vito, allora la pagina 54, no, scusa. 150. No. È la versione inglese della poesia che ha appena letto Luciano, 150. Esatto. You inhabit the dreams, Earth, now and like a blind man. Sensing the pillars of Hercules' night, you hold an old picture in your slim fingers. But whose breath in that caresses your face? Whom flame dissipates the darkness? Whose kiss is it on the shut eyes? In the dream, those closed you are, taverns, cores, customers, silent beats, brothels, dames. A hand touches your shoulder now, and somebody whispers word in a foreign language. A hand touches your shoulder now, and somebody whispers words in a foreign language in your ear. Your name is a cry at the top of one's lungs now. Ti sentiamo bene. Tutti. Okay, Vito, io non ricordo la scaletta, c'erano ancora altre poesie? Sì, dopo sì. Ti dico subito. Dopo Luciano Argentino c'è Marco Cinque, Sonia Tri, Valbona, credo che non ci siano né Sonia né Valbona, e me. Quindi in teoria solo Marco e me, con un contributo di Alfredo dalla Spagna, che però non so a questo punto se Beppe riuscirà a trasmettere. Valbona mi ha scritto ora che i suoi figli le hanno organizzato una festa del compleanno, per cui è a sorpresa. Vabbè, è una cosa bella. Ma io non sapevo neanche che fosse il suo compleanno. Adesso lo scrivo. Mi sono perso qualcosa, speriamo l'ho perso solo io. Ci senti? Sì, adesso sì. Bene. Ma non riesco a capirlo però. Avendo un'attrezzatura fantastica, mi dicono. Allora, adesso io provo. Valbona non è arrivato, vero? Non c'è Valbona. Ti sei perso il fatto che Valbona ha avuto una festa sorpresa di compleanno, per cui non entrerà. Che sarebbe domani? Allora, sarebbe domani, ma i suoi figli sono tutti arrivati stasera e vogliono festeggiarla oggi. Allora, non c'è musica, però. Volevo vedere se riusciamo a sentire il video di lo contributo che ha mandato, dura pochissimo, di Alfredo. Vediamo un po' se ci riesco. Beppe Costa, invito da voi se hai accordato di essere memoria della persona e della poesia del nostro querido Antonino Caponnetto. Lo conosci in Mantua nel 2018. Gracias a las gestiones que hizo precisamente el poeta Beppe Costa. Esos 5 días que pasamos en Mantua, con él, con su esposa María, con mi esposa Jacqueline, son imborrables. Y la verdad es que hicimos una amistad tan entrañable que previamente, y también gracias a Beppe, el 2016, había empezado de forma por correo electrónico,
y a través de la publicación de una antología que yo preparé entonces para el Ayuntamiento de Salamanca, unos poemas de autores de todo el mundo en torno o contra la violencia de género. Tras volver de Mantua, lo primero que hice fue publicar unos poemas traducidos al español por Stefano Strazabosco, ¿no? Donde, para terminar y agradecer y dar un pequeño testimonio de la bondad y del afecto que tenía hacia este poeta fallecido tan recientemente, leeré unos primeros versos que recuerda a su tierra, Catania. Primer recuerdo, el claro azul del cielo. Después muchos rostros de mirada amistosa, rostros negros por el sol le sonríen al niño, infancia y juventud, eterno tiempo de mi tierra antigua y de un verano enorme a esa edad sin límites. Gracias, este es mi pequeño testimonio para este acto que se celebra hoy. Un abrazo para todos los que participan en este acto. Ve lo sintetizzo, insomma. Alfredo ha ringraziato per essere stato invitato, ha ricordato, anzi conserva un ricordo particolarmente piacevole di Antonino per i 5 giorni che è trascorso a Mantova insieme a sua moglie Jacqueline e alla moglie di Antonino Maria. Sottolinea il fatto che si è trattato di un'amicizia costruita nel tempo, ringrazia Beppe chiaramente, costruita nel tempo perché aveva avuto modo di valutare la sua poesia quando è stato inserito in un'antologia da Alfredo curata a proposito della violenza di genere e ha lasciato un contributo leggendo in spagnolo una poesia di Antonino. Se volete ve la declamo in italiano. Sì, certo. Poi tanti volti dallo sguardo amico, volti neri di sole, sorridono al bambino. Infanzia e giovinezza, eterno tempo della mia terra antica. Ed un'estate enorme a quell'età, senza confini. Nell'aranceto le lucenti foglie verdi sfioravo appena con le dita. Porto in me quell'estate, chiusa nella mia vita. Altre estati, altri luoghi, e le battaglie per sapere me stesso in mezzo ad altri. Ma in quella eterna estate è il mio stare nel mondo. Nei colori del mare, fondo, abisso che ingoia come un orco famelico i corpi dei fuggiti, nei colori del cielo è quell'estate, eterna come è solo la pace per l'anima di chi per acqua muore, nella luce che acceca la pupilla dei vivi. Quella che ha letto Alfredo era un estratto di questa poesia che vi ho letto per intero. Ciao, è per me un vero privilegio, un grande piacere poter contribuire a questo tributo. Allora, proviamo l'ultima cosa e poi purtroppo, non so perché, proviamo con il contributo di Marco Cinque. È per me un vero privilegio e un grande piacere poter contribuire a questo tributo collettivo per il caro amico Antonino Caponnetto. Quel che più mi colpiva di Antonino era la sua straordinaria mitezza. Molti per questo lo definivano un signore, nel senso più vero e autentico del termine. Spesso ci sentivamo al telefono e l'iniziale «Ciao, come stai?» poi si trasformava in una lunga chiacchierata affettuosa. Lui era capace come pochi di disinnescare conflitti, tensioni. La sua grandezza artistica si nutriva proprio della sua umiltà. Antonino era un amico speciale e un uomo di pace. Per ricordarlo leggerò questo suo testo. È in pagina 45. Povertà. Cencio di scinto ricucito a tua misura. Ah, dover essere adulto in un corpo di bambino. Derubare per mangiare. Questo fa forse dolore? Certo. Partorisce stigmi vasti, sindrome infettive cui la legge dei potenti pone il marchio di pazzie. Tu, non dire sì alla sete sanguinaria dei vampiri, che dà enormi capitali ai più neri fratricidi,
e non infangare l'arte assegnandole un padrone. No. Se ci saranno giusti fra miriadi di persone, già domani la tua lotta porterà lembi di pace, lotta e pace abiteranno i due cuori della terra. Ciao Antonino. Ecco, Vito, puoi leggere in inglese la poesia? Sì. Poverty, half undressed rag, stitched again of to fit you up to be an adult in a kid's body. Sterling to heat, does this art by chance? It does indeed give birth to vast stigmas, infectious syndromes, womb the law of powerful people brands with madness. You cannot say yes to the bloody thirst of vampires, giving enormous amount of capital to the darkest fratricides. And do not sully art, designating its owner, no. If among countless people there will be just ones, you fight, your fight will bring stripes of peace tomorrow. Peace and fight shall inhabit the hearts, two hearts. Adesso è venuto il momento di salutare Maria, di salutarvi, di ringraziarvi. E non vi nascondo, ci daremo un altro appuntamento, questa volta magari la, come abbiamo fatto per altre occasioni, la registriamo, così viene anche meglio. E, ci possiamo salutare tutti, poi prima di chiudere... Grazie di cuore a tutti. Manderò il video con... No. Grazie anche da parte mia. Con il pezzetto grazie, di... Anna, grazie Anna. Grazie. Allora. Grazie a tutti. Beppe, volevo dire che Sonia ha avuto difficoltà a entrare, ma saluta tutti quanti. Ce l'aveva il passcode? Sì, gliel'avevo mandato, ma c'aveva proprio difficoltà un pochino, insomma, però... di difficoltà di linea. Vabbè, comunque saluta tutti quanti. Va bene, grazie. Bene. Faremo in modo la prossima volta di non sbagliare, o di sbagliare meno. D'altronde non c'è opera d'arte senza un errore, quindi... Oh, com'è bella questa donna! Va bene, allora ci salutiamo e io mando l'ultimo intervento qua di dove è andata a finire. Non lo so più. sì, no, è una cosa molto bella perché, devo dire, dove è finita? Sto trovando tutto, tranne che c'è niente da fare. Uno diventa molto vecchio. Ah, ecco, primo video, sì.